Introduzione. Nelle intenzioni, questo è un libro esoterico. È lo stesso autore a dichiararlo tale. The Amazing Secrets of the Yogi si pone infatti come un testo che divulga per la prima volta in Occidente i segreti dei più antichi adepti yoga mai prima rivelati a un grande pubblico. Quando Enil scrive questo corso, lo yoga era ben lontano dal diventare quel fenomeno di massa che è oggi. Il fascino esotico e il senso del meraviglioso permeano perciò di spettacolarità alcuni passaggi del libro e, nella sua natura esoterica e dichiaratamente spettacolare, trovano ragione alcuni eccessi, o per meglio dire colpi di teatro, che Enil, geniale uomo di pensiero e di marketing, inserisce per meravigliare il lettore, come i segreti sul corpo e la proiezione astrale, la rianimazione o le vertiginose pirotecnie della Kundalini più tantrica. Il cuore del pensiero yoga di Enil, d'altra parte, resta profondamente intriso della sua visione scientifico-spirituale, che ha reso immortali capolavori come La chiave suprema, Chimica mentale, The New Psychology, tra i primi libri che hanno argomentato scientificamente e dato istruzioni pratiche ai lettori per la propria autonoma esplorazione e sperimentazione i meccanismi della legge di attrazione. E anzi, letto in questo senso, I segreti dello yoga appare proprio come una versione orientale della dimostrazione scientifica della legge di attrazione. Enil coglie infatti l'essenza dello yoga, oggi un po' sopraffatta dalle performance fisiche dello yoga fitness, nel pranayama, ovvero nel controllo scientifico del respiro. Il controllo del respiro è l'essenza dello yoga, perché regola e indirizza volontariamente l'energia universale, il prana. Con il pranayama, in altri termini, la mente conscia dirige e governa la mente subconscia e, proseguendo nella pratica, apre le porte alla perfetta integrazione tra conscio, subconscio e superconscio, alla comprensione diretta di essere una sola mente con l'energia e la coscienza infinite. Il respiro è, a tutti gli effetti, il collegamento tra conscio e subconscio. È infatti con ogni probabilità l'unica funzione fisiologica che può essere sia involontaria che volontaria. Non stupisce perciò che la sapienza yoga lo abbia interpretato come il mezzo elettivo per interconnettere il conscio con il subconscio e il superconscio, la mente individuale con il proprio sé e con la mente infinita, l'individuo con Dio. La scienza del respiro e gli esercizi pratici di pranayama che Enil illustra in questo libro ricchissimo di spunti, argomentazioni e suggestioni, vera e propria sintesi di filosofia yoga, ci invitano perciò a intraprendere un concreto cammino di evoluzione individuale e tracciano un percorso progressivo di maturazione spirituale e di comprensione dell'appartenenza a una mente cosmica che tutto permea e le cui leggi, una volta fatte proprie e applicate, ci spalancano universi di meraviglie, potere, serenità e felicità. L'editore.